I'm back, baby! E questa volta sono tornato per davvero, Cribbio! Vi devo un po' di spiegazioni, penso, sì. Prima di tutto, sicuramente vi siete chiesti come mai la serie di Kingdom Hearts 3 si è interrotta così bruscamente. Beh, mi duole purtroppo annunciare che dovrò cancellare anche gli altri episodi già prelasciati. O meglio, li metterò non in elenco. Per chi volesse poter, cioè, si vuole recuperare gli episodi passati, basterà chiedermelo, io vi darò il link per poter recuperare la playlist. Il perché faccio questo, semplice. Non mi è piaciuta per niente come è andata a finire. Tra problemi di microfono, problemi di editing, problemi vari, ho deciso, sai, cancello tutto. Riparto da zero. Faccio magari una run su critico a livello 1 e mi levo il pensiero, sai. No, è un po' più tranquillo così. No, almeno fa la cosa che piace pure a me. Perché se non piace a me, che sono il creatore, insomma, non credo piaccia anche a voi. Comunque sia, una puntata che durava tipo 40 minuti, l'una, insomma, non è proprio qualcosa che è facile da assorbire. Detto questo, però, ho un paio di cose da dirvi per quanto riguarda la mia linea telefonica e lo schifo che c'è in Italia. Perché? Adesso vi racconto mentre giochiamo, così vi intrattenete nel frattempo. Vi racconto com'è il settore telefonia in Italia. Premetto una cosa, io ho lavorato come venditore, promoter per la TIM, ok? Non direttamente per la TIM, ma attraverso due aziende, perché ho lavorato per due aziende diverse, che vendono il prodotto TIM, mobile e fisso. Purtroppo, a mia malincuore, lavorando in questo settore ho scoperto molte cose che non vanno bene, a partire dal fatto che molti, diciamo, venditori, tra molte virgolette, ti inducono a sottoscrivere contratti che non rispecchiano la verità di quello che tu vai a comprare. Purtroppo essere truffati nel 2019 è qualcosa di molto facile, specialmente se non sei abbastanza informato. A chi mi riferisco soprattutto dicendo questo? Magari persone anziane che sono prede facili, infatti loro la prima cosa che ti dicono è se vedi un anzianetto così, insomma, spingi, spingi tanto loro che gli frega. Persone anziane o magari persone con una caratura, diciamo, culturale non molto elevata. Anche se io aggiungerei che magari anche a volte mi è capitato di persone, magari anche ben acculturate, che non capivano una mazza di telefonia. Quindi, diciamo che è una cosa soggettiva, cioè può capitare a qualsiasi persona, bene o male, però loro i soggetti che bene o male vogliono che tu devi intraprendere sono quelli. Lavorando nel settore della telefonia ho scoperto che purtroppo le compagnie ci marciano su, diciamo, i contratti che tu fai con loro. Ti fanno partire da una somma e poi ti fanno arrivare un'altra, ok? Ti fanno partire da 24,90. Se tu sei cosciente, sai che quel 24,90 per dire non è mai 24,90, perché poi dopo un anno per dire aumenterà di sicuro, di solito è sempre così. Se lo fai online, se sei più furbo lo fai online, e sì, lo dico, il prezzo bene o male dovresti saperlo qual è. Cioè, sai già tutto quello che devi sapere, però davanti a una persona che non ha niente davanti a te, ma solo un foglio bianco dove ti spiega passo passo quello che tu vendi, che gli vendi. Cioè, insomma, io posso anche dire: no, 20 euro ti do la fibra a 1000 mega. Quello ci crede, gli scrive il contratto. Io ci ho guadagnato i soldi, tu ci hai guadagnato una bella truffa. Detto questo, perché sto facendo tutta questa premessa? Semplice. Io, attualmente a casa mia, ho una 7 mega, che è spacciata per una 20 mega, ma non avendo una connessione 20 mega. Sono costretto a avere una 7. Ora, mi è arrivata una notifica dal sito del Fibermap, che io vedo là per quanto riguarda le connessioni e la copertura, che nella mia abitazione arrivava finalmente la fibra fino a 200 mega, mi sta rame, no? E io ho detto, wow, è possibile. Allora ho subito pensato, allora sicuramente nella cabinetta qua vicino a casa avranno messo la classica casettina, no, della TIM col tetto rosso che sta a indicare che è presente la fibra ottica. Quel giorno dovevo andare a lavorare, scendo, vado e infatti c'era.
Io vi giuro, non so quando l'hanno messa perché non ho mai visto un lavoro effettuato lì. Cioè, o è successo mentre lavoravo, probabile, perché io lavoravo dalla mattina alla sera praticamente, cioè andavo via la mattina e tornavo la sera, o viceversa, cioè andavo via il pomeriggio e tornavo la sera alle 10:30 a casa. E detto questo, no, vabbè, ho detto, oh, cioè, mettiamo la fibra, che cazzo aspettiamo? E allora che ho contatto la Fastweb e dico, va. Ho appena notato che è arrivata la fibra. Sa, mettiamola, no? Cioè, perché io pago 33,62 euro, tra virgolette, cioè perché io pago 27 la connessione, più 6 euro per una scheda SIM che ho fatto ai tempi con la Fastweb. Mi facevano lo sconto, mi davano, manco ricordo, mi sa, 800 minuti, 800 messaggi, 8 giga. E allora dissi, guarda, voglio mettere la fibra. No, guarda, non possiamo farlo perché adesso ci risulta che nella tua abitazione ancora non arriva niente. E io l'ho detto, ah, allora, evidentemente hanno messo la cabinetta, ma non hanno ancora attaccato niente, cioè nelle abitazioni e cose varie. Ho detto, ok, va bene, aspetterò. Questo aspetterò, è successo 2 mesi fa, ok? Io ho aspettato 2 mesi alla Fastweb che mi ricontattasse e mi dicesse qualcosa. Io non ho ancora ricevuto niente. Ok, adesso mi sto iniziando anche a concentrare perché avete pazienza, ma qua se non ti concentri ti aprono le chiappe. E dicevo, la Fastweb non mi ha ricontattato e allora ho deciso, qua, a sto punto. A sto punto cambio operatore, cioè non me ne frega più niente. Ho detto perché comunque la Fastweb, il servizio che mi dà non è pessimo, però c'è di molto meglio in giro. Cazzarulla, stavo per morire. Sono come un coglione io. Cazzo, sto morendo veramente. Detto questo, devo cambiare operatore. E allora ho visto che la Vodafone su internet faceva la promozione 27,90, comprensiva di una scheda telefonica. Più un abbonamento del PS Plus da 12 mesi, gratis. Cazzo, ho detto no, non posso non accettare. E infatti, è quello che ho fatto. Ho deciso di sottoscrivere un contratto con loro. Li chiamo, gli dico, guardi, voglio fare un contratto fibra, è possibile farlo? Sì, qua ci risulta che lei ha la fibra fino a 200 mega. Ok, ho detto allora, confermo, facciamola. Se ne vengono. Cosa oggi? E mi arriva il messaggio dalla Vodafone. Guardi, purtroppo ci duole dirle che la linea telefonica che lei ha provato a sottoscrivere non è possibile attivarla. Perché la fibra non ne arriva. E io. Ma come non arriva? Cazzo, sono stato scemo, ho sprecato la ulti e sono pure morto, deficiente. Detto questo, allora io tutto incazzato perché mi era già arrivata la Vodafone Station a casa, già tutta bella pronta, solo da montare, no? E gli ho scritto, ma scusate un attimo, mi fate prima fare il contratto e poi mi dite che non posso attivarla. Cioè, com'è? Cioè, fatemi capire qual è la verità. Cioè, sono io che non potevo farla fin dall'inizio? Oppure... Cazzo, sei stronzo. Nado l'ho ucciso. Cazzo, scemo, lo sapevo. Non potevo scappare là. Quindi, ma che devo fare praticamente? Vi devo ridare indietro il modem? Sì, dovete fare il reso. Senza costi aggiuntivi, insomma, tu non paghi niente. Io però gli ho detto, guarda, aggiornate il sito, scrivete qualcosa perché non è possibile che mi fate prima sottoscrivere la fibra e poi dopo mi dite che non è pronta, che non è possibile averla. Qual è la verità? Sono rimasto incazzatissimo. Ma non tanto per il fatto che non ho potuto attivare la fibra, perché per carità, ci sta, può capitare.
che non mi arriva ancora, quindi ok. Ma che mi fai? Prima fare il contratto, poi mi fai aspettare 2 settimane, perché io quando l'ho fatto questo servizio, no? L'ho fatto 2 settimane fa. Ok, il contratto l'ho attivato 2 settimane fa. No, sono morto, non fa niente. E dicevo, non mi far attivare prima il contratto, illudendomi che io c'ho la connessione, quando in realtà non è così. Perché tu prendi in giro la gente, cioè, aggiornate sto cazzo di sito, scrivete, cioè fate in modo che mi fate venire un tecnico a casa a controllare prima. E invece no. Scemo. Mi butto giù. Ciao. Allora, devo andare di là. E purtroppo questa è una cosa che non fa solo la Vodafone. Questo è un problema che risulta un po' a tutti quanti gli operatori. Cioè, ognuno di loro si prende la fottuta libertà. Ah, già, era di qua che veniamo noi. Scemo. Sono andato a morire ammazzato quasi. Devo salire sopra. È un problema che purtroppo risolta a tutti gli operatori. Non è la prima volta che accade. O almeno dai che morite tutti, dai. Doppia. Sì, quello mo viene a cercare pensando che sia qua, invece non è vero mai. Mizzica che mira che c'è adesso. Grazie, bello. Sì, spara, spara. Cazzo. E niente. E sicuramente le altre vostre esperienze penso siano state più o meno simili. Aspetta. Sì, zigzag. Scemo, scemo, coglione. Fatelo dire. Questo Victor è coglione. Vabbè, ce la siamo segnati. Sono morto, puttana, non potevo scappare. E niente. Più di tanto, cioè, io veramente avevo in mente tante cose. Ho ripetuto mente 2 volte, ovviamente. E ho detto ovviamente che contiene mente. Va bene. Ok, va bene. Sì, spara, spara, bello, spara. Spara che forse mi prendi. Ho detto forse mi prendi. Che fai, scappi? Scemo, no! Sono scivolato, vaffanculo. Cioè, a volte muori nemmeno per colpa di nemici, ma per te stesso, perché sei un deficiente, giustamente. Io avevo in mente tante cose da voler fare per il canale, le live, caricare più spesso, tutto, tutto fottuto, tutto andato a fanculo. Come fa quello a vedermi? Ah, perché non ero invisibile, ovviamente. Sono un genio. Però io c'ho la ulti pronta. Scappa adesso, scappa adesso. Tanti danni li ho fatti sicuri. Voleva. Però io non posso attaccare adesso. Una è morta. Quella è morto. Quella è morto pure. Quella è morto anche. Madonna, però sono scarsi questi. Cioè, non riescono a uccidere un nemico in movimento. Yes, yes, mi godo. Quindi niente live, niente video caricati più spesso. C'è una tristezza immensa. Io volevo fare le live su CTR perché l'ho già prenotato, già preordinato, arriverà a casa il giorno del day one. Cioè, il cazzo CTR, finalmente, il mio gioco preferito. Cioè, il mio gioco preferito fra tutti.
più di Kingdom Hearts, non scherzo, davvero. Per farvi capire quanto sto rosicando, sono costretto adesso a fare i video. Che per carità non è male. Cioè, ok, per me va pure bene, sperando che magari mi porti un po' di visibilità su sto canale. Però sono costretto, cioè, tutte le idee, tutte le cose che mi ero fatto in mente, puff, come una nuvoletta nel cielo, puff, nel nulla. Che dispiacere immenso. Però, appena avrò la possibilità effettivamente di poter mettere la fibra, e ci sarà effettivamente la possibilità di poterlo fare, allora lì proprio, guarda, cambieremo tutto. Il canale, probabilmente farò delle nuove grafiche, ma questo lo posso fare anche adesso, sinceramente. Non per il logo rimarrà, più che altro per il banner, per l'intro, perché ho notato che l'intro cioè, fa un po' pena. L'ho fatto con un'applicazione scaricata sul Play Store. Pensavo un piacesse, effettivamente non è proprio fatta malaccio, però sai, sono le cose stock. Sono roba stock trovata sull'app, quindi aspettiamo magari che viene la prossima partita, così spacchiamo un po' i curly. Ah, ho FIFA 19 adesso. E aggiungo che ho fatto un video con Dan 1109, o al contrario, non mi ricordo mai, perché io lo chiamo solo Daniele, cioè Dan. Andatevi a vedere i video, saranno due. Ho fatto tre partite, di cui un piccolo commentary sul gioco, delle mie impressioni a caldo, perché il gioco l'ho comprato nemmeno settimana scorsa. E oh boy! Dio, ragazzi, ma affonda! Io non ho mai visto, allora, in tutta la mia vita da giocatore, io non ho mai visto un livello di menefreghismo, sufficienza e avidità nel creare un gioco del genere. Cioè, perché dico queste tre cose? Vedetevi i video. È l'unica motivazione che vi do. Se volete sapere le mie opinioni su Felice a Nuve, probabilmente me ne frega un cazzo, però io l'ho fatto comunque. Se volete sentire le opinioni di un povero stronzo, andate sul video del mio amico, che mi fa sempre piacere. Detto ciò, aspettiamo la prossima partita. Ah, e no, questo screen non è per far vedere quante volte ho vinto con Sky. Cioè, ho fatto una streak di 9 partite vinte. Mi è stata rotta all'ultima, proprio volevo fare la decima. Però i miei compagni erano, mamma mia, i miei compagni, mamma mia, non ne parliamo. Adesso lei è la mia main principale. Cioè, io ero all'inizio quando ho iniziato a giocare Groover, poi sono passato. Serio? Ah, però è un deathmatch, ok. Posso comprendere. All'inizio ero Groover e Rucola, che sarebbe Ruckus, no? Ruckus. Però lo chiamo Rucola perché fa più ridere, è verde come la Rucola, quindi. Poi dopo sono passato Furia. Furia pure è un'altra bella main che c'ho io. No, prima Meave, scherzo, prima c'era Meave. Poi dopo sono passato a Furia. E infatti ce l'abbiamo contro. Minchia, Meave e Sky insieme. Sono morto, grazie, arrivederci. Ce ne abbiamo 4 damage e loro hanno anche Genos, porca troia. Mi sa che perdiamo male. Comunque. Poi dopo ho iniziato a usare Furia. Poi dopo ancora ho iniziato a usare Sky. Cioè, adesso uso lei. Ho provato un po' anche qualcun altro. Ho provato Kinessa, che non è male. Secondo me è anche meglio di Strix, però se sai usare bene Strix, è una bella gatta da pelare, insomma. Allora, Poison Bolts o Preparation? Poison Bolts, no, non voglio rischiare. Allora, prima di tutto questo. Poi questo. Salutiamo. Dicevo. E beh, niente, adesso sto usando lei. Sto usando Sky. Io personalmente non mi piacciono i damage. Però è più una cosa personale perché sono tipo da supporto al massimo. Sempre fatti support. Sempre. È servito. Voleva. Ah, già non ho messo l'abilità quella che cura i compagni. E un altro è morto, grazie.
aspetta che ci sta quella stronza che è diventata invisibile. No, erano in tre, porca troia. Mi hanno stuprato. Scappa, scappa, scappa che muri. Scappa. Vabbè, sei un genio. Sei un genio della malavita. Ok. Tendi a Genos, mi raccomando. Quello è un pericolo pubblico. No! Uff. Ma ora non mi stava per aprire il culo. Dai, dai. Sono io la migliore Sky, bitches. Non ho fatto niente, ma almeno li ho fatti scappare. L'importante era quello, farli scappare. Ok. Devo capire dove sono. Se riesco a capire dove sono. Che non è andato. No, merda, dovevo diventare invisibile, sono stupido. È stato stupido là. Cheat, stai calmo. Yes. No, merda, sono morto. Sono morto, non vedo niente. Sì, però i miei compagni non stanno dando supporto, che sto facendo tutto io praticamente. Uno sta fermo addirittura. Ciao. Allora, forse mi sto sbagliando. I miei compagni stanno dando supporto e come. Ma dai, però andateli ad attaccare. Non state fermi così. Merda. Bravo. Ciao. No, 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 non voglio morire così. Ok, no, quel Genos gli stava curando il culo tutto il tempo. Gli stava parando proprio il culo. Aspetta. Però qui a te adesso, stronza. Tieni là dietro, mi raccomando. Ma non nei culi! Aspetta, questa mi... Veleno? Yes! Yes! Chi ha fatto la missione, la migliore? Sì, non so parlare, l'azione migliore? Signor Buahavad 86643. Sicuramente sotto la ulti. Sì, infatti. Questo Victor, quando fa le azioni belle, fa sempre con la ulti. Cioè, è scontato. Forse una volta che vedi una tripla fatta col fucile, mai. Cioè, Victor sempre, sempre con la ulti, sempre. Best flank, bitches. Pensavo di subire più danni. Anzi, pensavo proprio di che mi aprissero il culo, perché... era il solo flank contro due flank. E invece loro si sono fatti flankare peggio di me. Cioè, io li prendevo da dietro e loro non manco se ne accorgevano. Cioè, allora... premettiamo una cosa, quando tu fai il flank, ok, la prima cosa che devi capire è che sicuro, quando hai un flank contro, ti viene dietro. Quindi tu devi essere ancora più furbo e andarli tu dietro a lui, ok? Se tu sei due contro un flank,
E il flank davanti magari viene protetto dal flank dietro. Cioè, il flank avversario, cioè io, non, cioè, di uccisioni non ne vedrò nemmeno mezza probabilmente. E invece loro no, che facevano? Stavano in orizzontale e ognuno per cazzi loro. Cioè, non è che stavano vicino all'altro, magari prendevano e facevano una mossa a tenaglia, no? Che prendevano tutte e due da dietro. Però una da sinistra e una da destra, così. Magari mentre io attacco una, l'altra attacca dietro a me. No, no, ognuno per cazzi loro. Cioè, va di là e tu non vibrare troppo. Uno va di là, uno va di là, cioè. Proprio a che cazzo me ne frega. Se, questo è un gioco di squadra, ma che se ne frega? Io gioco come cazzo mi pare. Questo è COD. Questo è COD, non è Paladins. Io voglio giocare. Comunque, ultima partita del giorno, così salivamo dalle balle. Almeno vi ho avvisati, vi ho fatto un bel organigramma di quel che è successo. Diciamo così, va. Anche se l'organigramma probabilmente è la parola sbagliata. Ovviamente, adesso che ne approfitto, che mi è venuto in mente, cosa farò con CTR? Beh, semplice. Tutta l'avventura verrà registrata e pubblicata su YouTube. Farò anche dei video, penso, per l'online, giusto per vedere com'è strutturato, più che altro, perché il mio problema, no, più che problema, la mia preoccupazione con CTR Nitro-Fueled è il feeling del gioco. Da quel che ho visto e dalle recensioni, tra virgolette, della gente che ha provato le demo, risulta essere molto fedele all'originale. Però chi ha giocato di solito non è un professionista o bene o male, qualcuno che sa bene, sa le meccaniche del gioco. Cosa intendo? Sacred Fire, tutte le reserves, no? Queste cose così, scorciatoie, eccetera, eccetera. Le scelte, le derapate, quando farle, quando non farle. È una questione di. Insomma, ci devi provarlo con mano tua per dare un'opinione al 100%, diciamo, accurata. Io quel che temo è che quando vado a giocare online non sia la stessa cosa di quando gioco offline. Perché purtroppo è così. Però, se si rivela essere il contrario, sarò un uomo più felice di questo universo. Perché è così. Ovviamente non posso chiedere a un gioco stile Mario Kart di togliere gli oggetti. Però, rispetto di Mario Kart, gli oggetti in GTR sono più bilanciati. Non c'è quel cazzo di rompicoglione di guscio blu che ti scassa le palle ogni 2 secondi. Né tantomeno i gusci rossi. Ci sono, ma sono i missili. E i missili sono meno precisi di quelli rossi di. Cioè, di gusci rossi di Mario Kart. Per chi non l'ha mai giocato, provasse. Beh, quello diventa invisibile, non lo puoi toccare quando è così. Non mi sparare, fai bravo. Che è morto, Strix, obviously. Chi è? No, non l'ho visto. Mannaggia, sono stato stupido. E niente, prima morte senza kill. Nice. Mi gusta. E noi abbiamo un cecchino che non sta facendo il suo lavoro. Perfetto. La cosa mi garba. Genos già è morto. Nice. Si rivelerà una bella partita questa. Cazzo, ha parato i miei proiettili velenosi, non ci voleva. Yes, doppia. Così, a gratis. Yes. Dai, attacca. Aspetta. Aspetta, che divento invisibile. La vado a rompere con lui. Ah, è morta, perfetto. No, scassate le palle, fate bravi. Bravi. Dai. Loro non possono sapere che sto qua comunque. Ma
Ho visto bene o la palla che diventa invisibile ha trapassato le scale? No, perché mi sa che sì. Oh, merdusa. Ma tu vedi un po'. Brava. O se arrivi non è facile. Ha fatto una mossa decente. Cioè, si è teletrasportata prima davanti, poi da dietro per farti digirare due volte. Insomma, non è una mossa stupida, assolutamente. Però perché diventa invisibile quando non serve? Perché devo fare sta cagata? Che uno è andato. Questo pure. Mi allontano perché quello può fare danno. Non è una cosa da tenere sotto. Aspetta che c'è tira là. Allora da dietro. Ok. Chi? Dove? Morto, perfetto. No, dai, sono stupido, perché mi devo girare 60 volte? Perché devo fare le cagate io? Sto nimble, va. Per una volta preferisco non usare abilità che debuffano. Che di solito uso sempre abilità che debuffano quando sto contro nemici che magari curano. Però per una volta voglio rischiarlo. Tanto non penso succeda qualcosa di grave, sai. Ma se andate a morire ammazzati, che senso ha? Io mi salvo il culo nel frattempo. Bravo, vedi come scappa. Sta troia. Me ne sono accorto che sto andando infatti ad andare a rompere i coglioni là. Abbi pazienza. Ciao, scemo. Tornane quando diventerai più forte. Dai, spingete che io. Non posso muovere perché sei fuoco di merda. Yes. Dai, 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 dai. Andiamo a spingere. Yes. Ok. Ignoratela. No, ignoratela! Ah, giusto in tempo. Yes! Bitches! L'ho salvata! Giusto, giusto! Yes, yes, yes. Oh my! Mi fa venire in mente Metatron di coso, di Undertale, che fa oh my! Ma quello è un robot effeminato. Lei invece è una ragazza, quindi è più che plausibile. I am the greatest, non credo proprio. Awesome. Allora, ci siamo in tre con la ulti. Perché non la usate, bitches? Perché mi dovete far bestemmiare in sette lingue diverse? Allora, se non sbaglio qua ci dovrebbe essere tira, perché viene sempre qua, sapevo. Scema! Prevedibile, come la merda. Ho mancato il boss, il veleno. Bravo! Oh, brava. Sì, brava, perché tira. Io mi devo nascondere, però. Boom! Bitch. Perché overtime? Per quale motivo in overtime? Se sono il nostro compagno, perché deve andare in overtime? Merda, sono morto. E invece no, grazie! Madonna Genos, mi ha salvato il culo! Mamma mia, ma questa squadra è fortissima! Ma questa è la squadra di bestie!
Mamma mia, ma questa tira pure una bestia. Merda. Merda. Ah, sono tutti morti. Anche tu, però. Un po' mi dispiace. Mamma mia, che bestie. Una squadra di bestie, proprio. Mamma mia. Nice job, cioè, un applauso. Mamma, che massa di bestie che avevo in squadra. Porca troia. Cioè, sto gioco... Comunque, bisogna dirlo. A volte ti bilancia le squadre e fai delle belle partite, a volte stravinci come adesso, a volte straperdi, ma proprio... Mamma mia, cioè proprio il bucio del chiurlo, te lo aprono praticamente da qua, da San Severo, dove abito io, Foggia, no? Fino al Polo Nord, hai presente? Cioè proprio mare con Rokan. E quindi, come è successo a questi purtroppo? Mi dispiace per loro, però il buco del chiurlo l'abbiamo aperto anche tanto. Best flank, ovviamente, perché ero l'unico. Maron Rogar, mi scusi, e io mi piego davanti alla sua magnificenza, signorina, signor Orsento, che mi fa una streak di 20 con 18 kill. Cioè, io mi sento un pochino una merda che ne ho fatte 18 di streak, però, cioè... E quindi mi piego ancora di più. Mi piego ancora di più. Tanto che, vedi, il nostro tank nemmeno ha fatto niente, cioè, ha fatto praticamente solo il suo dovere, è stato davanti al payload e ha spinto, e noi facevamo il lavoro. Così si gioca di squadra, questo gioco, quando giochi di squadra è coordinato, è forse uno dei più belli che ti dà più soddisfazione. Quando no, però, cioè, insomma, è un dispiacere immenso. Vabbè, detto questo, penso che abbiamo passato più di una mezz'oretta a registrare, ho detto quel che dovevo dire. Ci beccheremo sicuramente in un altro video fra non molto tempo, perché comunque sia la voglia di registrare mi deve tornare, ma poi che non è possibile stare 2 mesi senza fare un video, anche se stavo lavorando e di conseguenza non potevo comunque registrare. Ripeto, stavo fuori tutto il giorno, quindi quando dovevo fare i video? Mai. Detto questo, spero che il video ti sia piaciuto, mi raccomando lascia un like, iscriviti, commenta al video se vuoi, condividilo anche, magari fa un piacere, e noi ci becchiamo. Al prossimo video. Ciao, pusillanimi!